famiglia, la fede anche cattolica vada difesa al di là di ogni fine, insieme a quello che è il valore della donna. E dedicare questa manifestazione a Roma, che è donna e va rispettata, per noi ha un duplice significato e valore. In primis perché le donne vanno rispettate, e voi giovani, chi fa parte delle istituzioni, chi rappresenta la fede, questo ce lo racconta tutti i giorni. E perché purtroppo la città di Roma è stata teatro da parte di giovanissimi di scontri, di incontri e scontri, nei quali purtroppo attraverso i social si sono dati troppi appuntamenti per fare a botte. E noi questo lo combattiamo. Ma non ci piace neanche vedere che vengano portate a modi processioni, richiamando alla figura della Madonna delle parti intime femminili che dovrebbero in qualche modo sostituire la fede. E quindi oggi siamo qui per ribadire che la donna va difesa a 360 gradi dalla religione, dalle istituzioni e soprattutto dalla cultura della scuola. Attendiamo alla fine di questa manifestazione il sottosegretario Rossano Sasso, che è il sottosegretario all'istruzione, che dopo averci dato il suo saluto verrà con noi a visitare alcune scuole. Una bellissima giornata, considerando anche il tempo che ci ha assistito. L'8 marzo purtroppo è stato brutto. È stata una giornata significativa soprattutto per il fatto di aver celebrato quello che poi viene portato avanti durante l'anno scolastico da tutto il nostro corpo docente. È un bel segnale in un momento di difficoltà.